Ciao ragazzi, io sono Falconero, oggi sono qua con un nuovo episodio di Party Art che a quanto vedo potrebbe anche essere il penultimo, per cui Campus Party, arriviamo con il nostro ben noto eroe mascherato, poi eroe, è un killer senza pietà, ma vabbè. Dunque, siamo in questo appariscente Campus Party che a quanto vedo ha 1, 2, 3, 4 buttafuori. Porco Giuda, questa è tostissima! Detto questo, io la vedo veramente male già da subito, però potremmo cominciare avvelenando il punch, che è sempre cosa buona e giusta. Poi, che altro potremmo fare noi volendo? Potremmo, per esempio, uccidere subito questo. E portarlo via di qua, che è un ottimo inizio secondo me, che è veramente un ottimo inizio, perché adesso il primo che entra lo accoltello. Ok, adesso io andrei riccamente al bagno. No, ma porca miseria, sono entrato nel bagno sbagliato. La polizia arriva, ma io non c'entro niente. E adesso io me ne andrei riccamente da un'altra parte, prendendo subito l'oggetto che è una granata fumogena. E potrebbe essere particolarmente utile questa granata fumogena. Poi, intanto c'è l'orso come sempre che non manca mai. Noi dovremmo riuscire assolutamente a far fuori gli ultimi tre bodyguard, perché altrimenti qua si preannuncia veramente, veramente complesso. Allora, io a questo punto direi di fare un giro di qua e andare nella stanza da letto. Oddio, il bodyguard che si accolla! Io quasi quasi il bodyguard lo accoltello subito e me lo porto via. Ok. E un altro l'abbiamo fatto fuori. Poi adesso, donne nei bagni. Care le mie donne, 1 e 2, via! Dai che sto andando con una spada oggi! Intanto facciamo esplodere questo. 1 e 2, via! Da paura, sta andando alla grandissima. Già 19 su 58. E io ammazzerei pure questa, quasi quasi. Non venite assolutamente qui dentro, poliziotto, qualsiasi cosa accada. Io non esisto, ok. Poi... palestrato, ma porco Giuda. No, vabbè, intanto non mi hanno associato a niente. L'ho semplicemente lisciati miseramente. Adesso ci mancano due buttafuori. No, no, perché? Ma per quale motivo? Ma per quale motivo? Ma per quale motivo? No. Niente, ma io non ci voglio credere. Ma cosa cazzo c'entravo io con quello che è successo? Ma per quale motivo dovrebbero associarmi? Vabbè, è finita come peggio non poteva finire. Comunque sia, il sistema in linea di massima l'abbiamo capito, perché essendoci tante stanze collegate fra loro, potremmo anche riuscire a fare qualcosa. Io adesso farei una ricca cosa qua. Farei esplodere. Oddio. Niente, questi bodyguard devono accollarsi violentemente. Niente, no, l'ho lisciato completamente. Niente, ma porco Giuda, si butta fuori maledetti. La vedo piuttosto di quello che avevo ipotizzato all'inizio. Dunque, io direi che potremmo cominciare come al solito col punch. Poi, fatto il punch, ci prendiamo la nostra ricca cassa, che è una granata che stordisce, e andiamo qua a farci 1 e 2. Poi qua sono in 3. 1, 2 e 3. Ma no, ma perché? Allora, calma e sangue freddo. No, io non posso, ma porco... Oh, madonna mia, che culo. Super Mario si è accollato immediatamente, neanche il tempo di iniziare il gioco e già viene un po' ad accollarsi. Allora, io tra l'altro mi ero un attimino perso con me stesso, non sapevo dove ero.
Mamma mia, che bordello sto livello comunque. Mamma mia. Niente, vabbè, polizia come se non ci fosse un domani qui. Niente, vabbè, non ci sono veramente le minime vie di fuga in questo livello. Vabbè. Bisogna pianificare tutto con estrema calma. Allora. Io direi di andare subito, ma proprio subito, a prendere la valigia e vedere un po' cosa ci propone. Allora, granata assordente, che non è affatto male. Via. Oh, madonna, se t'accolli, oh. Via. Ma te non eri uno che si stancava presto? Ma porco Giuda! Niente, qua faremo tentativi su tentativi. Anche perché, se come sospetto, cioè se come sospettavo è veramente il penultimo livello, sicuramente non hanno reso le cose affatto semplici. Io comincerei subito col bodyguard. Niente, mi hanno subito associato. Non c'è via di fuga! Porcaccio Giuda! Niente, vabbè, io ma vaffanculo a tutti, metto una bomba e arrivederci e grazie. Lasciami. Oddio, grazie, mi ha mollato subito. Grandissimo poliziotto. Poi, sti due che so da soli. Ok, il poliziotto se n'è andato, via. Sono arrivati i SWAT. È riarrivata la polizia per me un'altra volta. Io adesso aspetto e tento la fuga dalla finestra nel momento clou. 1, 2, 3, via. Momento Benny Hill. Oddio, speriamo. Oddio, meno male che si è stancato. Bene, allora 9 su 61. Ma come 9 su 61? Ma porco Giuda. Vieni, vieni, bodyguard. Vieni dalle mie parti, vieni, vieni. Via, via, via nel coso, ok. 10 su 61. Se adesso i SWAT facessero il loro dovere e mi liberassero di qualche pensiero che io non vorrei avere, però non stanno facendo granché. Stanno semplicemente stordendo la gente, ma non ne hanno ucciso ancora nessuno. Dunque, intanto ti butta fuori, facciamo un attimo il punto. Ne abbiamo ancora uno. 1-1-1 e basta, credo, sì. Beh, direi che è una gran cosa, perché si è messa estremamente bene. Dunque, io adesso quasi quasi andrei... Se non ci sono altri SWAT da queste parti, io quasi quasi me ne andrei di qua. Ma qua sono tre persone, se io le bracco prima che escano... 1, 2 e 3. Ok. Via da qua e andiamo ai bagni. 1 e 2. 1 e 2. Mamma mia, che numeri. Mamma mia, che numeri. Intanto i SWAT sono andati via senza aver fatto grandi vittime, credo. Questo che sta in camera da letto, via. Ok. No. No, ma porcaccio Giuda, ma cosa volete? Niente, momento Benny Hill. Ah, ma non mi hanno associato agli omicidi. Ma da paura! Ma da paura assolutamente! Io direi che a questo punto, appena io trovo un gruppo di persone, scatta il momento bomba. Potrebbe anche scattare a brevissimo il momento bomba, se io la mettessi tipo qua.
Non mi fermerai, bodyguard. Non mi fermerai. Arrivederci. Sì, abbiamo preso l'ultimo bodyguard. Ma quanto godo. Allora, sono 28 su 61. Forse potremmo essere ben indirizzati. Io non voglio cantare vittoria prima del tempo, perché ovviamente qua ormai da un momento all'altro le cose cambiano radicalmente, per cui per il momento me la prendo molto comoda e dico semplicemente evviva, che per adesso è successo qualcosa di buono. Poi quest'altro bodyguard, questo dorme, questa la possiamo ammazzare e io adesso me ne andrei in camera con questa, mi nascondo qua, nessuno mi può dire niente, io sto tranquillissimo con i miei 31 su 61, per cui adesso io me ne sto... Ma tra l'altro, ma sto tipo, ma chi è? Tipo angosciantissimo. Vabbè, non ti conosco, però cambio stanza. Ok, adesso che siamo qua, sono 39 su 61. Se la polizia se ne andasse, sarebbe una gran cosa. Questa mi assomiglia pure. Ok, qua richiamano la polizia un'altra volta, per cui io mi metto in una zona franca a farmi i cazzi miei. Allora, balliamo. Io ballo. Ballo, non voglio sapere niente di nessuno. Con molta calma e tranquillità. 34 su 61. Io quasi quasi andrei di qua, perché c'è uno che sta dormendo in mezzo ai sacchi di cadaveri. Bel tipo, deve essere, complimenti. Ok, via da qua. Bene, 35 su 61. A me sembrano molte meno persone di quelle che effettivamente sta segnalando, ma evidentemente mi sbaglio io. Allora, questo qua potremmo anche fargli così e passiamo dall'altra parte. Io ho paura del biker. Il biker si è addormentato. Via, 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 via. 37 su 61. Adesso, con molta calma, noi potremmo anche fare tutti quelli che mancano. Tipo tu, greco antico che sta in bagno. E tu. Io adesso vado di qua, così nessuno mi associa a niente. E se Dio vuole, anche questa l'abbiamo sfangata. Ah, non ho ancora avvelenato il punch. E beh, direi che a questo punto è d'obbligo la cosa. Poi... Così la gente va a mangiare o a bere o a qualsiasi cosa ci sia lì dentro, si può anche risolvere un po' di rotture di palle. Queste due persone che sono qua, noi le potremmo anche provare ad ammazzare. Se poi rimanesse una sola sarebbe ancora meglio. Amico clown, arrivederci. Poi la cheerleader. Ciao cheerleader. E il nostro rapper. Via, vieni qua, tranquillo nell'angolo, così nessuno ti vede e io me ne posso andare allegramente. Adesso cambiamo zona come prima. Sono 44 su 61. Dunque lì c'è una cheerleader che sta da sola dormendo. Sta da sola dormendo e io farei... Ma perché? Ma perché mai? Ma perché mai? Ma perché mai? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma lasciami! Ma non ha senso che io venga associato all'omicidio così, a cazzo! Senza aver fatto nulla! Cioè, capisco se mi vedono accoltellare qualcuno, ma non ha senso così, camminavo! Signori, io mi sono ufficialmente rotto il cazzo, per cui adesso facciamo le cose in maniera un pochino più aggressiva, altrimenti non se ne esce. Allora, se io riesco prima di tutto a far fuori questi maledetti buttafuori, già siamo un pezzo avanti. Poi, dunque, granata fumogena, al solito, vabbè, adesso delirio nero, basta, facciamo veramente il casino più casino che si può. Perché se no non se ne esce. Qua ho capito che con la strategia, quella normale del cercare lentamente di, non se ne esce. Per cui siccome non posso stare 4 ore per fare un video, devo assolutamente trovare la soluzione. Adesso qua ne abbiamo 23, 25, 26, 27. Dai, delirio, delirio. Ferma tu che vuoi telefonare, basta. No, 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 ecco, ok. Nessuno va al telefono, basta, nessuno va al telefono. Ok.
Bene, so 36, adesso bisogna fare con molta calma gli altri 37. No, tu non ci prova neanche andare al telefono. Che l'unica fortuna di sta zona è che c'è un telefono solo. Per così io blocco l'accesso al telefono, questi si attaccano tutti. Ok. Tu che dormi dentro al secchio, poi pure morì. Ok. No, Tarzanino, se mi faccio bere da Tarzanino, no. Allora, vai, vai, vai. 46 su 58. Se perdiamo questa, mi butto dalla finestra. Allora, tu che stai sveglio. No, 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 no. Allora, se perdo adesso, spacco tutto. Tu che hai provato a telefonare. Ok. Facciamone fuori in alta. Speriamo che non ci prenda adesso, perché se sul 51 sul 58 perdo, veramente è da suicidarsi, eh. Qua una trappolina, giusto per essere sicuri. Se n'è andato. Oddio. Allora, adesso ne abbiamo 51 su 58. Se Dio vuole, non veniamo associati. Io rimango qua nella zona della trappolina. No, ok. Dovrebbe andare. Teoricamente dovrebbe fare tutto quello che deve fare senza farci niente. Perché in teoria. Ma a parte, ma quanti ne sta caricando l'infermiere? Cioè, stanno uno squadrone di infermieri per portare via i cadaveri, vabbè. Ce ne hanno tipo 15 a testa sulle spalle. Ovviamente tutti presi a calcio prima di portarli via, perché ci mancherebbe altro. Allora. Qua sembra che sia andato tutto per il verso giusto. Sì! Sì! Allora, adesso mancano 7 persone. Se perdiamo adesso, io vi comunico ufficialmente che la serie non vedrà mai fine, perché io mi rifiuto di andare avanti. Allora, qua un'altra granata fumogena. Io direi di andare dalle due donne sadomaso e lasciarci Tarzanino potenzialmente per ultimo. Allora, due dormono, Tarzanino è sveglio. Uno e due. Ok, Tarzanino dorme. Ragazzi, 57 su 58. Se non succede tipo che mi si spegne il PC o va via la luce, dovremmo aver finito con l'orso che intanto se la balla. Tarzanino, vieni qua. Oddio mio, ragazzi, voi non potete immaginare la fatica fatta per fare questo dannatissimo video, e non ci posso credere che ce l'abbiamo fatta. Per cui adesso direi che la ballata finale ci sta tutta, perché porco Giuda, è finita. Un incubo, un vero incubo di livello. Per cui ragazzi, dopo questa lunga epopea, io vi saluto, vi ringrazio come sempre di avermi seguito, vi do appuntamento al prossimo episodio, che se tanto mi dà tanto sarà una cosa ancora più infernale di questo. Per cui alla prossima, ciao ragazzi.